Bella a tutti, gente al tubo, qui è Zerud ed eccoci tornati con Let's Play Crash Bandicoot. Allora, l'ultima volta abbiamo superato la seconda isola, sconfitto Koala Kong, e ora iniziamo la terza isola che è il livello con... Eh sì, il livello. È il posto con i livelli più difficili del gioco. Questo no, che è abbastanza semplice. Boh, forse perché è il primo. Però qua dobbiamo stare attenti perché abbiamo molti nuovi pericoli, tra cui questi tubi, che se li prendiamo ci arrostiscono. Quei robot che avete visto prima che sono invincibili, questi qui, solamente Aku, il potenziamento di Aku li può battere. Allora, qua c'è un piccolo segreto. Cadiamo qua in mezzo e voilà. Tra l'altro, chi non conosce questo segreto non avrà trovato sicuramente una faccia di brio e non avrà preso la gemma. Ok. Per fortuna in questi livelli, a parte in uno, le maschere di Aku abbondano. Appunto, forse perché abbassa. Forse per dare una sicurezza in più al giocatore. Allora, qua dobbiamo salire sul tubo. Aspettare che scenda e passare. Ok. Qua voglio evitare a tutti i costi di fare gaffe perché, cioè, non va bene che siamo alla terza isola e abbiamo solamente tre gemme. Tre gemme, una per ogni isola sarebbe. Ok, noi controlliamo adesso che non c'è niente. Perfetto. Forse l'avrei dovuto aspettare, ma vabbè. Ecco qua. Ok, qua. Voglio perdere qua, quindi. Ok, grazie per il passaggio. Quella vita la lascio stare, non voglio rischiare di cadere per una vita. Per qua dobbiamo aspettare che questo coso salga, passare così. Anche questo, aspettiamo che si abbassi. Siamo. Ok, qua mi sa che forse perderò una Quaku se non sto attento. Vorrei evitare. Ok, perfetto. Uno, due, tre, olè. Ah, pensavo bonus di town. Via tu, via pure tu. Ecco, ho perso Aku Aku come un idiota. Che questo è il tratto finale, penso. Ah no, non ancora, mi sembrava sì, ma c'è una parte. Ok, bonus di town, così possiamo salvare. Ok, qua non lo so se farlo tutto. Anzi no, non ho voglia di completare il bonus, mi dispiace. Tra l'altro, appunto, vi ho detto, non servono queste casse. Ok, salviamo. Ok, proseguiamo. Oddio, questo punto. Io questo punto. Fatto. Si scende. Attenti a questi getti di vapore. Ok. Cioè, parlo anche poco, scusate, ma cerco di concentrare. Ecco, se avevamo avuto Aku Aku, ora qua tipo potevamo. Anzi, qua mi sa che si può scendere direttamente così, appunto. Ok, qua i cassi. Ok, acqua. Ok, qua ora. E che possiamo passare. Non possiamo neanche correre, però. Cioè, è che dobbiamo stare attenti, appunto, a non fare gaffe. Ok, ragazzi, tratto finale, ecco. Perso Aku Aku. Nazione, vabbè. Penso fosse il tratto finale quello, ma non penso, perché è simile. Ah, infatti, non poteva essere il tratto finale, perché c'era ancora il bonus di brio, però ho perso Aku Aku, vabbè. L'importante è che ancora non sono morto. Ok, questo è bello.
complicato, infatti cado. Oh, vabbè, non c'è problema. Non sto lì a completare proprio tutti i bonus perché non servono. Servono solamente quelli di Cortex per il 100%. Ok. Sopra. Si va avanti. Ah no, che questo mi sembra che è il tratto, che è la parte finale. Forse mi sono confuso con un livello più avanti del gioco. Sì, infatti. Ok, qua ci sono tre casse di vita. Ok, abbiamo completato il livello. Dimmi che ho preso la gemma, ti prego, se no. Ok, bene. Abbiamo preso la gemma. La quarta gemma del gioco. Ok, 6 minuti per questo livello. Direi che ce ne entrano altri due se faccio subito. Cortex Power, ah, qua questa me la ricordo, qua ci serve la gemma blu. Quindi non possiamo venire, ok, ambientato nella fabbrica di Cortex stavolta. Dove i pericoli sono tanti, vale a dire i tubi caldi, l'elettricità e l'acido. Ok. Il modo migliore per affrontare questo livello è usare il potere di Aku Aku che ci permetterà di attraversarlo in un colpo. Tu vattene. Non voglio perdere Aku Aku perché servirà. Ok. Passiamo di qui per attivare cosa? Scoppia pure. Chi ti ha detto di rimanere in vita, stupida cassa TNT? Ok, no, non cadete nell'acido perché sembra. Ok, ecco, per questo punto è utile. Allora, ora qua che succede? Se noi torniamo indietro, indietro ci sarebbe. Ora ve la faccio vedere. Ah no, troppo indietro devo andare, non voglio sta a perdere tempo. Però se tornavate tutti indietro, c'era la piattaforma della gemma blu. Quindi noi al diavolo continuiamo in modo normale. Vattene. Ecco. Infatti questo livello si completa velocemente se non dobbiamo stare a fare tutti vivi senza perdere acqua in modo così di stupidi. Ecco, ora qua entra in azione il checkpoint che sì, checkpoint. La cassa che abbiamo attivato prima. Ecco, vedete, per questa cosa. Però visto che tanto non otteniamo la gemma, io lo passo semplicemente così. E questo livello mi è durato la metà di quello di prima. Però quante casse abbiamo mancato? Wow, 21 casse. Vabbè, non importa. Ok, ora facciamo il prossimo livello che forse mi ricordo qual è, o forse no. Generator Room. Ah sì, questo me lo ricordo. È abbastanza difficile. Però se lo completiamo, otteniamo, mi sembra, la gemma arancione. Quindi io lo voglio fare. Ok. Oh. Oh, perché non si rompe? Ecco, ora si è rotta. Bene, sto senza Aku Aku. E devo fare molta attenzione. Tranquilli, tanto queste piattaforme dopo poco tempo ritornano. Ok, ci sarà il bonus di Town. Ok, questo ponte prima attraversiamolo e fate attenzione qua, forse se riusciamo a. No, siamo caduti. Allora, attendi perché questa piattaforma dopo un po' cadrà. Ecco, appunto. Quindi cercate di prendere velocemente le casse, altrimenti o fate i miracoli,
Ho ricominciato il livello. Ok, già. Partiamo, non possiamo permetterci più errori. Perfetto. Tra l'altro questo livello dovrebbe essere abbastanza corto rispetto a molti altri che ci sono. Ok, qua ho rischiato, aspettiamo. Oh, cassa Aquaku. Beh, prima bonus di Tauna. Non vorrei sprecare Aquaku nel bonus di Tauna. Questo mi sa che... Ok, semplice questo. 71 vite che perderò sicuramente quando accenderò la console. Ok, siamo quasi al 50%, siamo quasi a metà gioco. Però appunto ci mancano 22 gemme da recuperare, quindi è quello il vero problema. Ok, abbiamo acqua. Quindi facciamo attenzione a non perderlo subito. Che il problema di questo punto qua è che io non so voi, ma non riesco mai a capire la profondità con questi nemici, quindi rischio severo veramente se non sto attento appunto di cadere, morire e perdere acqua. Oddio. Che non capisco la profondità, dannazione. Vabbè, un altro livello che dobbiamo rifare. Ok. Mancava, devo dire che mancava, non mancava tantissimo alla fine di questo livello. Troppi livelli da rifare. Dire che tipo, quelle volte che ci ho giocato senza registrare li ho fatti al primo tentativo. Oh. Okay, facciamo attenzione a questi, soprattutto a quello laggiù che appunto vediamo. Ok, visto che tanto non si prende la gemma e non voglio stare a rischiare troppo, quindi tanto muoio uguale, che differenza fa? Vabbè, non è un problema, tanto di vite ne abbiamo quante ne vogliamo. Il problema è che però le parti dopo saranno abbastanza lunghe. Vedete? Cioè, questo è il tratto finale, che è pure abbastanza semplice da fare. Ecco. No! Oddio, mi sono salvato in extreme. Bene, quello che vedete è Pinstrap Potorot, tradotto in italiano Don Pinstripelli Potorotti, che sarebbe la guardia del corpo di Neocortex, e sarà il prossimo boss da affrontare. Però ancora c'è un livello di intermezzo, quindi lo vedremo la prossima volta. Ok, ora c'è da fare questo livello, ma sapete che vi dico, io concludo qui l'episodio, anche perché poi sta durando troppo, quindi da zero da tutto, alla prossima. Ciao!